din hello amici di youtube benvenuti ad una nuova puntata del processo di parrucco yeah nuova settimana passata in casa ww e nuova puntata del processo di parrucco e direi mettendo già le mani avanti che gran settimana che è stata questa qui in casa ww smackdown da paura raw da paura quindi non mi perdete in ulteriori chiacchiere perché abbiamo tantissime cose da dire mi raccomando però, come dice anche il banner qui sotto, lasciate il follow al canale, il like e nei commenti ditemi la vostra. Vado subito quindi con i bocciati della settimana che sono pochi ma ci sono stati anche in questa settimana. Per prima cosa boccio l'incontro a tre dove vede protagonista Kevin Owens, Grayson Waller e Andrade, non tanto per il risultato ma quanto perché mi sono sinceramente rotto le scatole di vedere questo Kevin Owens. Che non si arrende davanti a nulla, anche con un ginocchio spappolato. È sempre lì che ci dà e ci ridà. Basta. Cioè, inizia veramente ad andarmi a noia. Poi, ancora lì in orbita, Bloodline, anche lui. Cioè, anche basta, veramente. Cioè, Buona, sto Kevin Owens, così dategli qualcosa di nuovo. Mi sta iniziando veramente a andare tanto a noia. E la seconda cosa che boccio, ed è qui a Roma, non mi dilungo troppo perché immagino che fosse un riempitivo è questo match di coppia tra Alba Fire e Ayladon contro Caden e Katana Chance. Cioè, brutto anche questo, secondo me, macchinoso. Anche la chiusura non mi è piaciuta, quindi capisco che era la, diciamo, la pausa bagno, la pausa prima dei botti finali, però no no, non mi è piaciuto, brutto cioè se devi profilare così le campionesse non profilarle proprio veramente male, male, male chiudendo già quei bocciati che non mi sono soffermato troppo, vado con i pronossi perché qui ho tante cose da dire partiamo subito con l'opener di SmackDown con CM Punk e Poleman, che ci hanno fatto un po' ritornare a chi ha la mia età, chi ha 30 anni come me ritornare un po' ragazzini con eh, i momenti con Poleman con Poleman alla fine che gli dice portami con te se, se te ne vai E bello anche dopo l'attacco di Drew a Punk che si prende l'ultima parola e molto bello questo, questo momento con l'attacco poi a Drew di Drew a Punk avvenuto a metà show. promosso anche questo incontro a tre eh, mi, mi fa storcere un po' il naso che Micin che ha perso anche con la sua ombra, momenti vada a finire in un match di qualificazione, ma vabbè, passiamoci sopra. Anche Chelsea Green non ha ottenuto grandi risultati nel recente per finire in questo match di qualificazione, però contento che gli venga data una chance. Nel periodo che era affiancata Sonia Deville si stava comportando bene, poi dopo, quando si è infortunata la Deville, lei è stata un po' diciamo retrocessa con Piper Niven. E contento che adesso abbia la sua opportunità che abbia la sua chance e vediamo cosa farà Money in the Bank però il match mi è piaciuto molto molto bello al di là di queste due cose che vi ho detto all'inizio promosso anche questo match qui eh, non ho altro da aggiungere se non contento per la vittoria di Carmelo anche perché ha la sua rookie card con reliquia sulle 10 rarità sulle 10 quindi date la valigetta a lui 18 titoli mondiali insomma date tutto a lui, ma al di là di questo, contento della, del match. È stato un bel match, una puntata di SmackDown che si è tirata su dopo le brutte, dopo le brutte puntate, secondo me, delle settimane passate. E chiuso con un bel main event che finisce come deve finire, con una Bloodline coerente, cioè che vuole distruggere. Del risultato non gliene frega niente. Infatti, la Bloodline distrugge tutti e arriva questo nuovo alleato che vediamo come, come sarà io non seguendo altre federazioni non so chi sia quindi eh, ditemelo magari voi nei commenti che personaggio è questo qui però da vederlo mi sembra molto molto atletico e andrà a ricoprire secondo me quello che è stato il ruolo di solo Sicoa quando c'era Roma Reigns vediamo cosa farà però è stato un main event che mi, ha, che mi ha gasato che mi è piaciuto che è stato coerente con quello che doveva raccontare quello che è andato a generare un pochettino meno, perché l'incontro 3 contro 3 a Money in the Bank, boh, un po' così, però in, in generale mi è piaciuto questa, questo main event di SmackDown. Andando a Raw, bellissimo il promo di Drew McIntyre, che non ne sta sbagliando una, con quel semplice braccialetto che vedete ci sta costruendo un mondo, ed è bello, cioè con un semplice oggetto ha creato una connessione eh, ancora più forte di quella che era la sua rivalità. Non mi stupirei se più avanti vedessimo anche Jay Lee magari coinvolto coinvolta in, in un faccia a faccia finale, tipo nel loro match tra punk e Drew, che arrivi anche Jay Lee a mollare uno schiaffo magari mentre l'arbitro non vedi, insomma. Eh, bellissimo bellissimo, contentissimo, veramente ottimo. Bello anche questo scambio qui, diciamo, tra Dominic che all'inizio sembra dare ragione a Zelina Vega, poi alla fine si scaglia eh, non tanto contro di lei, ma contro il padre, diciamo che hanno acceso il, la rivalità tra Dominic e Rey, secondo me l'hanno riaccesa. Non avevo interesse a rivedere questa rivalità qui, infatti quando sono stati messi nello stesso roster, ero lì che dicevo che due scatole. E invece il fatto di averli inseriti in questo contesto qui mi crea più interesse. Magari un Rey che cerca di far capire a Dominic che quello che sta facendo è sbagliato, con Dominic che si ribella ancora di più al padre, può nascere tanto. E anche Liv ha giocato un ruolo fondamentale in questa cosa. Qui non mi piace il fatto di Delina Vega come prima sfidante, però ce la prendiamo e va bene. Eh, però, non... al di là di tutto, promosso, questo... questo momento qui con il fatto, poi di Liv che dà il match titolato settimana prossima, a... cioè settimana prossima, scusate, durante che dà il match di coppia ehm, a Finbalo e JD contro i campioni di coppia Artrut e The Miz. Quindi inizia a corrompere anche gli altri membri, diciamo, del Jazz Menday. Bello anche questa cosa qui del, di Nicky Cross che consegna la cassetta, e poi il successivo, chiamiamolo così, promo di Bo Dallas con Anco Laudi, bellissimo anche questo. Eh, cinema, non c'è altro da aggiungere, questo è Cinema allo Stato Puro, bellissimo. Non mi aspettavo che andassero a toccare queste corde qui con la morte del, di suo fratello, le hanno toccate e hanno fatto centro secondo me. Quindi per il momento ottimo anche i white six. Bello anche questo promo qui, sto, sto dicendo troppe volte bello, ma la settimana ripeto in Davide è stata fantastica. Bello questo promo qui tra i due con sette che alza ancora di più la posta. E e Prist che accetta e da non sottovalutare la frase che ha detto Priest, secondo me alla fine se non ho capito male ovvero che non è il Judgment day ad aver bisogno che non è lui ad aver bisogno del judgement day ma viceversa. E occhio a questa parola qui che potrebbe essere un, eh, usata nella prossima puntata di Raw. Per mettere ulteriori crepi, io rimango ancora convinto della vittoria di Priest, eh? sì, sia ben chiaro. Però il fatto che Rollins non possa più competere con Priest è vero che Priest quella cinturilla può perdere molto più facilmente che altri main eventer Però eh, bello il promo, bello tutto lo scambio. E chiudiamo col main event di serata che è stato coerente, è stato un bel main event, giusto? Oramai secondo me The Mizard Truth non avevano più altro da dire, quindi è giusto cederli al Judgment Day che potranno eh, iniziare così, continuare questa storia con Liv il ritorno della mami che sembra sembra vicino, magari per Summerslam. E cioè, è un bel casino all'interno del Judgment Day. Non, non so cos'altro aggiungere, ma è veramente un gran bel casino. Comunque, bella la. Il main event di, di Raw. E con questo io ho terminato, ho cercato di fare il più velocemente possibile, visto che c'erano tante cose da dire in questa settimana, per fortuna quasi tutte belle. Noi ci vediamo alla prossima qui su YouTube e così ho deciso, l'udienza è tolta.